Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato. San Michele Arcangelo, nostro celeste patrono, che hai vinto gli spiriti ribelli, nemici della verità e della giustizia, rendi forti e generosi nella reverenza e nell'adesione alle leggi del Signore quanti la patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace, affinché nel rispetto di ogni legge sia alimentato lo spirito di umana fraternità. Per questo imploriamo dal tuo patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra. Amen. Preghiamo. Allora, in qualità di Presidente della locale sezione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, desidero innanzitutto porgere i miei deferenti ossequi ai genitori e al collega Antonio Pugnelli, la mamma Elena, il papà Nicola, senza dimenticare la sorella Daniela. Porgo i saluti di Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Bari, dottoressa Carmela Pagano, che per inderogabili motivi istituzionali non ha potuto intervenire. Saluto il Vicequestore Vicario, dottor Luca Speranza. Il dottor Stefano Fumarolo, che è il rappresentante del presidente Vigliano, sarà presente direttamente al commissariato. Il dottor Walter Romani, dirigente del locale commissariato di polizia. Il vice sindaco Giuseppe Campanelli. Il comandante della compagnia Guardia di Finanza, il capitano Mazzarella. Il comandante della capitania di porto, Salvatore De Crescenzo. Il maresciallo Lafonzi, in rappresentanza del comandante della polizia locale, Michele Cassano. Ringrazio anche la dottoressa Letizia La Selva, dirigente del compartimento Puglia della polizia postale e delle telecomunicazioni, per essere presente. Le autorità militari, civili e religiose, le associazioni combattentistiche d'arma, in particolare i colleghi dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, giunti dalle sezioni della provincia. Tutti gentili ospiti, la cittadinanza di Monopoli. Ringrazio inoltre il sindaco di Acquaviva delle Fonti, dottor Carlucci, città di residenza del collega Dinelli, il sindaco di Alberobello, avvocato Longo, per la disponibilità dimostrata nel fornirci la nuova sede del nostro gruppo AMS, che con il loro, e poi tutti i colleghi del locale direttivo AMS di Monopoli, che per il loro attaccamento hanno sostenuto fortemente la realizzazione di questa cerimonia. Un doveroso ringraziamento va anche al presidente della sezione AVIS di Monopoli, Raffaele Latena, per il fattivo contributo fornitoci nella realizzazione della targa marmorea di intitolazione d'Antonio, che tra poco andremo a scoprire. Con la vostra sentita e numerosa partecipazione conferite lustro e prestigio a questa semplice ma significativa cerimonia e testimoniate stima ed affetto verso le vittime della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine cadute nell'adempimento del dovere. Colgo nuovamente l'occasione per poter ringraziare nuovamente la famiglia di Nielli per averci dato l'onore di intitolare la sezione dell'AMS di Monopoli con il nome del figlio Antonio. La gente ha scelto Antonio di Nielli, nasceva a Monza il 2 febbraio del 79, era giovanissimo, ed era in servizio presso la questura di Bari, all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Purtroppo il 23 novembre del 2005, mentre la guida della volante di servizio inseguiva un'auto rubata e come fattore pur di sottrarsi la cattura non esitava ad eseguire manovre spericolate tali da mettere a repentaglio la vita di ignari automobilisti, Antonio, con non comune senso del dovere, nonostante la pioggia battente, continuava a tallonare i fuggitivi, ma a causa dell'assalto viscido andò a schiantarsi contro un guardrail. Purtroppo l'impatto fu fatale. L'agente Antonio Di Nielli morì sul colpo, mentre il suo collega, componente dell'equipaggio, rimase seriamente ferito. Il 3 aprile del 2006, l'allora capo della polizia Giovanni De Gennaro gli attribuì la promozione per merito straordinario al grado di assistente della Polizia di Stato. E sempre lo stesso anno, il 19 aprile, il ministro dell'Interno Giuseppe Pisano gli conferì la medaglia d'oro al valor civile. Onore assistente della Polizia di Stato Antonio Di Nielli a tutti i caduti della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine.
Vi invito tra poco a spostarci al commissariato di polizia per la scopertura della targa marmorea in titolazione della sezione appunto per Antonio Pinieri. Vi ringrazio, ringrazio il dottor Salvatore Montaruri per essere ospitato nella casa del signore. Grazie a tutti. Conoscevo Antonio Pinieri direttamente perché all'epoca in cui è avvenuto il tragico episodio non ero a Bari, ero stato negli anni precedenti, ma quando però appresi, ero a Valenza, mi ricordo quella mattina nel telegiornale, subito chiamai e mi messo in contatto con qualche collega di Bari, ovviamente, che avevo lasciato a Bari, per sapere le modalità, eccetera. Un fatto che mi colpì molto, ovviamente, perché il mio cuore era legato alla questione di Bari, dove poi sono ritornato poco tempo dopo i tragici fatti che hanno visto coinvolto Antonio, a gennaio del 2006. Quindi ho vissuto poi tutta la fase successiva, il conferimento della medaglia d'oro. E devo dire che raramente, anche per ricaduto, i giudizi sono stati così unanimi e non retorici sulla personalità di Antonio, anche pur essendo un semplice agente scelto in servizio presso le volanti, aveva lasciato un segno nell'ufficio al quale apparteneva. Ricordo che me ne parlava sempre in termini veramente entusiastici, sia allora il suo dirigente, che era il dottor Laconte, Angelo Laconte, sia ovviamente anche il questore dell'epoca, che era Grattieri. Lo so presente benissimo tutta la, come si è svolta tutta la situazione e tutte le vicissitudini successive. Io penso che ovviamente questo è un dolore che per voi ovviamente non si immaginerà mai, questa la vita fino a quando. Per tutto lo aggiungeremo. Fino a quando? Ovviamente mi fa piacere che vedo che voi siete uno dei interventi curiosi, quindi questo sicuramente vi aiuta in questa tragica situazione che vi vede, non dico che vi ha visto, che vi vede, io ogni volta che vi vedo penso sempre ad Antonio, penso a quello che state vivendo, non che avete vissuto, che state vivendo. Quindi non so che altro potrei aggiungere, se non che ovviamente tutte queste cerimonie aiutano a mantenere vivo il ricordo, come ha detto anche il capo di polizia l'altro giorno, il corpo della qualifica, il ricordo è comunque una cosa da tenere e da portare avanti, perché lui è morto per la polizia e quindi la polizia ha l'obbligo, il dovere di ricordarsi in tutte le sue componenti, la componente associativa che raggruppa i poliziotti che sono andati in pensione, e la componente istituzionale, quella della polizia di Stato rappresentata dai suoi vertici istituzionali. Grazie. Grazie. Vogliamo fare la benedizione.
la benedizione della targa è di per sé la benedizione del nome, perché il nome di Antonio possa essere una benedizione per tutti coloro che servono, proprio come esempio di servizio. La benedizione possa scendere su tutti coloro che sono attualmente in servizio, perché possano continuare a respirare questo spirito di servizio fino alla fine. E possa scendere la benedizione anche su coloro che hanno fatto della loro vita un servizio e adesso meritatamente vivono l'esperienza della quiescenza, proprio perché possano essere i testimoni viventi di una vita spesa per gli altri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Affidiamo a Maria Santissima, la custodia di questo luogo dell'associazione, anche la custodia della memoria di Antonio. Nel Vangelo di Luca si dice che Maria Santissima custodiva tutte le parole del suo figlio e le meditava nel suo cuore, per cui questa celebrazione, così come la memoria di Antonio, possa essere custodita sempre nel cuore di ciascuno perché possa portare i frutti sperati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Dio Padre onnipotente e misericordioso, la tua parola benedice e santifica ogni cosa. Ti chiediamo di infondere la grazia della tua benedizione, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché possa scendere su ciascuno di noi, su tutti coloro che vivono l'esperienza del servizio, e possano sempre avvertire accanto a loro la tua continua presenza. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo, tuo Figlio, è nostro Signore. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. La benedizione di Dio misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Scusate, ma sono commosso. Voglio ringraziarvi tu dal più profondo del cuore. Grazie per aver partecipato a questa importante e significativa commemorazione che si propone ancora una volta di mantenere viva la memoria di nostro figlio Antonio. Ringrazio tutte le autorità civili e militari. Un ringraziamento dal più profondo del cuore al cavaliere Antonio Bucci, ai suoi collaboratori e a tutti i soci dell'associazione, per aver voluto fortemente intestare questa sezione a un loro fratello di Giuba. Grazie. Grazie anche dirigente del commissariato. Grazie a tutti. Sono molto commosso. Sono Mario, dirigente del commissariato. Lo ringrazio. Sì. Per me, guardate, che sono temporaneamente il dirigente di questo ufficio, è soltanto un onore avere affiancato alla targa del commissariato il nome di Antonio, che anch'io come vicario non ho avuto la fortuna di conoscere, ma mi è stato raccontato come un giovane uomo innamorato della vita, pieno di entusiasmo. È un uomo che ha servito lo Stato, quello con la S maiuscola, e ha compiuto il suo servizio fino in fondo, come diceva giustamente padre Montaruni. Ora, noi quando intitoliamo una caserma, quando facciamo una cosa come questa, è per imprimere nella nostra memoria collettiva un esempio, è quasi un'ispirazione che deve essere per noi. Ecco, Antonio ha sacrificato la sua vita e noi spesso ci dimentichiamo quanto il nostro mestiere in fondo sia questo, rischiare le nostre vite per le vite degli altri. Antonio lo ha fatto fino in fondo, con la coerenza che è richiesta a tutti noi, e questo è l'esempio che io credo noi dobbiamo conservare.
quindi permettetemi di pensare che idealmente da oggi Antonio è ancora in servizio, magari qui al commissariato di Monopoli, e idealmente io voglio pensare questo. Manifestazione di oggi, come oggi rappresento la città di Monopoli, e vi dico che noi monopolitani siamo orgogliosi di avere qui questa lapide, questo ricordo, soprattutto per un motivo, e mi riallaccio alle parole di Don Salvatore. Antonio non ha finito, ha detto Don Salvatore, non è la fine del suo lavoro. Antonio ha portato a compimento un lavoro, un suo dovere, e quindi ora avere qui questa lapide, questo ricordo, per tutti noi monopolitani, non solo per la Polizia di Stato, per la Guardia di Finanza, per la Capitaneria, per i Carabinieri, dove già questi uomini fanno il loro dovere dalla mattina alla sera, ma credo che per ogni singolo e semplice cittadino questo sia un riferimento importante, perché credo che sia un esempio il fatto che un ragazzo abbia messo a repentaglio la sua vita, secondo me consapevolmente, per servire gli altri, per servire lo Stato. E permettetemi, in una società come questa, dove ognuno pensa a se stesso, penso che ognuno di noi si dovrebbe vergognare quando non pensa agli altri. Ecco l'importanza. Non è una semplice lapide, non è un semplice pezzo di marmo, è un esempio che dobbiamo tutti seguire, perché dobbiamo veramente pensare agli altri. Antonio è arrivato all'estremo di questo pensare agli altri, perché ha sacrificato la sua vita, e se ognuno di noi pensa di fare qualcosa per gli altri, probabilmente questa società cambierà in meglio. Grazie a voi. Il sindaco di Acquaviva, dottor Carlucci, fa un saluto anche di voi. Dunque, io invece ho avuto modo di conoscere personalmente Antonio Dinielli tanti anni fa. Io ho un fratello con gravi problemi psichici, che spesso aveva problemi da veniscandescenza. Qualche volta lui è venuto per, diciamo, per sedarlo. Io vi voglio, non saprei come descrivervi la dolcezza con cui questo ragazzo, che vestiva una divisa, riusciva a parlare a mio fratello, che aveva questi momenti, insomma, di ira, momenti di... e riusciva a sedarlo, riusciva a dargli, a trasmettergli una grande serenità. Quindi io, per me, non è soltanto un dovere istituzionale questo di essere qui presente in queste occasioni e in tutte le altre occasioni che si vorranno organizzare, ma è proprio anche una gratitudine personale che io voglio anche esprimere nei confronti suoi e nei confronti della famiglia. Grazie. Sono quei gesti che devono sicuramente farci riflettere profondamente, perché il fatto che esistano questi ragazzi, che io non esito a definire eroi, dobbiamo ricominciare a usare di nuovo queste parole, che sono parole nobili e che tante volte vengono un attimino dimenticate. Questi ragazzi sono degli eroi, e potenzialmente in ognuno dei rappresentanti dello Stato che vedo qui appassionatamente rappresentati, devono diventare per noi il significato del vivere civile. Non c'è bisogno di essere sindaco, non c'è bisogno di essere anche rappresentante dello Stato, ogni cittadino deve avere dei punti di riferimento. Penso che Antonio Dinielli, di cui ho appreso stamattina i particolari della grandezza del gesto, della grandezza anche umana, perché Davide Carlucci mi aveva già detto di questa sua delicatezza anche nei confronti del fratello, devono essere, come diceva bene Giuseppe Campanelli, un esempio. E io invito la già, e mi complimento, l'associazione a rendere noto il gesto di Antonio nelle scuole. Non sembri una cosa semplice o banale. Abbiamo bisogno di avere questi riferimenti e di offrirli alle nuove generazioni, perché non si perda il senso del dovere, inteso nel senso più alto. Quindi io ringrazio anche, non solo a nome della comunità di Alberobello, ma penso a nome di ogni cittadino di questo Stato, questa famiglia che ha donato
il bene più grosso allo Stato e a noi. Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscere Antonio e di averne i suoi servizi dovrà avere su di sé, sentire su di sé la responsabilità di aver avuto tra i servitori dello Stato una persona così speciale. Avete fatto benissimo ad offrire questo punto di riferimento ad ognuno di noi, e non devono mancare mai questi esempi, sperando che i ragazzi, con l'aiuto della comunità, non debbano arrivare al sacrificio della vita pur di vedere affermata la legalità nelle nostre comunità. Io vi ringrazio, vi siamo grazie. Vicini e Albero Bello è a vostra disposizione. Grazie. Ringrazio.